Per l'ottavo anno consecutivo il consorzio BIM promuove lo Ski Pass Provinciale, iniziativa che offre ai giovanissimi dai 3 ai 16 anni l'opportunità di sciare e praticare sport sulla neve gratuitamente. Il progetto conta su risorse del BIM, della provincia, delle cinque comunità montane e del comune di Sondrio, grazie alla collaborazione delle società che gestiscono gli impianti di risalita, che rinunciano a gran parte degli introiti per favorire la pratica sportiva. 7.000 i ragazzi che ne hanno usufruito lo scorso anno. Le modalità per ottenere la tessera sono invariate. Dal 1 ottobre al 15 novembre è possibile presentare la domanda agli spazi convenzionati, dai consorzi turistici fino ai comuni e proloco, suddivisi per comune di residenza. Chi è già in possesso della keycard dell'anno scorso dovrà soltanto rinnovarla senza presentare nessun documento. Al momento del rilascio dello ski pass verrà richiesto il pagamento di 50 euro, 70 per le richieste pervenute nei mesi successivi alla scadenza, oltre ai 5 euro. Per il supporto Keycard, mentre la nuova emissione della tessera avrà un costo di 20 euro, confermata la penale di 100 euro per abusi nell'utilizzo dello Skipass. Come BIM, in sinergia con gli altri enti pubblici e in collaborazione con gli impiantisti, rinnoviamo un'iniziativa molto apprezzata dai ragazzi e dalle loro famiglie, sottolinea il presidente Alan Vaninetti. In una provincia montana come la nostra, l'auspicio è che cresca nei nostri ragazzi la voglia di dedicare tempo ed energie alle discipline invernali. Lo ski pass gratuito rappresenta inoltre un aiuto ai loro genitori per sollevarli dai costi e un invito a scegliere le nostre località sciistiche per le giornate sulla Nive in famiglia. È un'iniziativa in cui crediamo molto e per la quale, come enti, investiamo risorse pubbliche, convinti del gradimento dei cittadini e delle conseguenze positive sul comparto turistico invernale.